Ci troviamo in via dello Sbarco nella città di Marsala, dove nella casa Divina Provvidenza c'è il feretro del maresciallo capo dei carabinieri Silvio Mirarchi, che come tutti sapete è stato ucciso in un agguato mentre svolgeva il suo mestiere, il suo compito di cittadino dello Stato. E Silvio Mirarchi, come sapete, è stato colpito alla aorta e a un rene. È stato operato e portato poi di urgenza a Palermo, ma non ce l'ha fatta. Sono stati messi sotto sequestro i terreni della coltivazione di marijuana e si cerca di rintracciare chi ha sparato il colpo a questo bravissimo militare. Naturalmente oggi la città di Marsala è in lutto, sono tutte le serande dei negozi chiusi, ci sono tutte le alte autorità delle forze dell'ordine, naturalmente dei carabinieri, e che dire, lo Stato ancora una volta perde un valido uomo e noi siamo tutti commossi per questo che è successo e speriamo che proprio in virtù di questo alle forze dell'ordine vengano riconosciuti tutti quei diritti che spesso vengono disattesi, come avere i macchinari giusti, i giusti uomini, perché sono veramente in pochi e fanno dei sacrifici enormi. Un saluto grande va a Silvio Mirarchi, che il Dio l'accolga in cielo e noi lo ricordiamo in terra. Abbiamo appena accompagnato un servitore dello Stato che è stato ucciso da mano criminale, possiamo dire anche criminalità organizzata, quindi mafia. Erano presenti tutti, tutte le forze dell'ordine, tutti i comuni della provincia, le più alte cariche dello Stato. C'era persino il dottore Scarpinato, il dottore Piscitello e naturalmente per rappresentare il governo c'era Angelina Alfano. Con noi per rappresentare la città di Marsala il sindaco Alberto Di Girolamo. Sì, è una giornata triste perché un servitore dello Stato ha perso la vita per mano efferata nel momento in cui faceva il suo lavoro e il suo dovere per la nostra libertà e per i nostri figli soprattutto. Tutti i delitti sono odiosi, ma questo è ancora più odioso rispetto a tanti altri. E noi lo ringraziamo per quello che ha fatto in questa comunità, da oltre 20 anni è stato qua a Marsala, è stato un esempio per tanti, per la sua famiglia ma per tanti altri. La città si è stretta vicino alla famiglia, alla moglie, ai genitori, ai figli e ringraziamo tutte le autorità che sono venuti in questo momento particolare e chiediamo però che siano più presenti e che diano più rinforzi, perché bisogna prevenire la mafia sicuramente, perché di fronte a queste piante che hanno trovato, che non sono poche decine ma migliaia di piante, vuol dire che ci sono un business incredibile e questa città non merita questo. Questa città che è operosa, laboriosa, di gente che lavora tantissimo, dove con l'agricoltura ha fatto c'è il nostro lavoro, la nostra industria, non possiamo permettere che alcuni criminali possano infangare questa terra. Io così ho chiesto da tempo e continuo a chiedere che c'è bisogno di più mezzi, di più uomini e più investimenti per creare occasioni di lavoro, e solo così si combatte la mafia e la delinquenza nel suo complesso. Senta, io vorrei dire che in questo momento la città si è veramente stretta intorno al carabiniere morto, intorno all'arma dei carabinieri, a favore della legalità, per la giustizia. Ma cosa si può fare perché questa legalità e questa giustizia sia tutti i giorni nella nostra vita, nel nostro quotidiano, avere il coraggio di denunciare, di raccontare le cose, di presentarsi, di dire come stanno i fatti, qualsiasi cosa si vede, insomma, essere vigili nella propria città da cittadini civicamente civili? Bisogna dare l'esempio, bisogna
a fare in modo che la legalità predomina su tutto, che la trasparenza predomina su tutto, ma oggi abbiamo avuto la dimostrazione di quanta gente è stata vicina non solo al funerale ma all'arma dei carabinieri, a dimostrazione che la gente crede. L'arma è amata. Assolutamente sì, quello che fa, quanti sacrifici fanno per noi complessivamente. Questa è stata una giornata, se c'erano dubbi, ma io non avevo dubbi perché conosco questa città meglio di tante altre e sicuramente ci saranno alcune mele marce che magari vengono da Antone e pensano di poter fare quello che vogliono. Assolutamente no, sicuramente lo Stato nel suo complesso non permetterà che pochi possano infangare questa città e i nostri laboriosi lavoratori. Il Marsala è super presente, ma che farà lo Stato? Cosa farà il governo? Noi diamo, hanno ucciso un servitore dello Stato mentre faceva il proprio dovere, per cui io agli assassini dico: costituitevi presso la stazione dei carabinieri dove il nostro Silvio prestava servizio, anche perché non daremo loro tregua finché non li avremo catturati. Riusciremo a dare anche più forze a questi carabinieri, a queste forze dell'ordine? Sono nel cuore dello Stato e hanno sempre il massimo sostegno. Io posso dire questo, che quest'anno il nostro Silvio Mirarchi non è il primo dei caduti dell'arma nell'adempimento del dovere, e quindi anche in altre parti d'Italia abbiamo registrato questo. Non so se è un'impennata, però è un fatto che ogni tanto si debba pagare con una vittima, con un sacrificio. Quello che posso dire è che il maresciallo Mirarchi, fino all'ultimo giorno, all'ultima notte in cui ha prestato servizio, è stato un carabiniere di grande valore, un carabiniere che ha fatto onore all'uniforme che ha portato, un carabiniere che oggi, vittima del dovere, vittima della criminalità organizzata, registra una grande partecipazione corale della popolazione di Marsala, attestazione che la popolazione di Marsala, così come la popolazione della provincia di Trapani, della Sicilia, dell'Italia intera, è vicina all'arma dei carabinieri, è vicina alle forze di polizia, è vicina alle istituzioni e sente che svolgono un ruolo importante a difesa della collettività e della Repubblica. Grazie. Arpeggi! Dai!